Morning Bad Taste, quarto numero di Animosity, la serie di Marguerite Bennett e Raphael Della Torre. Che cos'è Animosity? Vi ho già parlato in passato. È una serie indipendente pubblicata da Salda Press, originariamente Aftershock, in cui Marguerite Bennett, ovvero una delle voci più interessanti tra le donne dei comics americana, ovviamente se è una delle donne dei comics, racconta questa storia. Un bel giorno gli animali imparano a parlare, succede che accade quello che viene definito il risveglio. Insetti, uccelli, vertebrati, invertebrati, nelle città, nelle steppe, si dimostrano, anzi, improvvisamente razionali tanto quanto gli uomini, sanno leggere, sanno scrivere, sanno comunicare con gli uomini, sanno comunicare tra loro in maniera assolutamente infallibile e si ribellano a decenni, secoli, millenni di schiavitù nei confronti di una razza umana che credeva di essere padrona del mondo e che improvvisamente non lo è. Protagonisti fondamentali di questa storia sono il Bloodhound Sandor e la sua padroncina, ovvero questa signorina dal capello biondo che si chiama Jessie, che rimangono legati da un affetto profondissimo. Sandor diventa sostanzialmente il padre putativo di Jessie, tra l'altro dopo aver dovuto prendere delle decisioni piuttosto preoccupanti e controverse nei confronti dei genitori di Jessie, che non hanno reagito troppo bene al risveglio degli animali. Per proteggerla Sandor sarà disposto a fare di tutto, si è confrontato con preoccupanti comunità animali, con preoccupanti comunità umane, ha creato alleanze, ha fatto accordi, ha viaggiato per gli Stati Uniti, fino a che non è successo che una persona di cui lui si fidava, un giovane ragazzo, teoricamente alleato della comunità di cui Jessie e Sandor facevano parte, ovvero Kyle, ha deciso di rapire la bambina per proteggerla da Sandor stesso, dopo che ha scoperto una serie di cose abbastanza inquietanti sul suo conto. Perché è chiaro, in un mondo selvaggio, in cui la guerra è tra umani e animali, le decisioni inquietanti vanno prese per forza, soprattutto quando si vuole proteggere a tutti i costi una persona. Cosa succede? Sandor è veramente un cattivo cane, come dice Kyle. Kyle ha veramente portando Jessie nella città fortezza dove ci sono, dice lui, biblioteche, scuole e dove Jessie potrà finalmente vivere tranquilla e non in una zona di guerra costante. Kyle ha veramente avuto una buona idea? Ovviamente no, le cose si complicheranno molto presto, perché in un mondo allucinante e allucinato è ciò che deve praticamente per forza capitare, e vedremo se Sandor per l'ennesima volta riuscirà a proteggere Jessie, che ama come una figlia. Questo è Animosity. Animosity è figlio delle sceneggiature di Marguerite Bennett e delle matite di Raphael Della Torre. Raphael Della Torre, che è un bravo disegnatore, molto pulito, molto chiaro, molto coerente, un classico disegnatore stile comics molto moderno, insomma, il che significa con dentro un po' come dire, di attitudini provenienti dall'Oriente, molto giovanile, con una narrazione però classicamente occidentale. Il mondo pensato da Marguerite Bennett è molto contemporaneo, distopico, però tutto sommato puccioso, perché il bufalo e il procione che combattono in un esercito animale sono decisamente pucciosi, e Animosity non mi convince nemmeno in questo capitolo. Ci sono dei temi interessanti, qui ci sono
le intenzioni di Margaret Bennett, secondo me, sono ottime, nel senso che Margaret Bennett vuole, riesce a parlare di animalismo, di come dire, di confronto tra la morale animale e quella umana, tra la legge della giungla e la legge dell'uomo, che spesso non è così diversa dalla legge della giungla. Racconta una storia interessante su come gli uomini reagiscono ai momenti di crisi, che tra l'altro è perfetta per i giorni d'oggi. Ma dal mio punto di vista non trova realmente la quadra dal punto di vista delle atmosfere, non riesco a trovare credibile personalmente Animosity con i suoi koala, con le pistole, insomma. Non riesco, faccio veramente fatica a trovarlo credibile e credo che questo dipenda dall'idea di base, sostanzialmente, che non dipenda da una carenza tecnica di Margaret Bennett. Semplicemente io sono convinto che la Bennett abbia deciso di masticare un boccone più grande della sua bocca, cioè che sia un compito abbastanza improbo se non scendi, se non trovi un equilibrio tra l'horror, la violenza, la carineria dell'animaletto. Ci sono delle scene anche cruente qui dentro, io non riesco a reagire ad esse come se fossero realmente cruente. Non ce la faccio proprio, non so se sia perché De La Torre, per quanto bravo, non è il disegnatore giusto, perché risulta zero inquietante, troppo pulito, non abbastanza sporco. Forse in realtà se si fosse ecceduto nelle atmosfere toste, forse si sarebbe sentito ancora di più il contrasto tra la materia e la forma. Non lo so, non ho risposte, ma c'è qualcosa in Animosity che assolutamente non riesce a convincermi, nonostante ci siano tante buone cose da dire su Animosity stesso, nonostante le sceneggiature siano dinamiche, ci sia ci sono delle, come dire, anche dei colpi di scena abbastanza divertenti. Qui dentro c'è un bel approfondimento psicologico sul personaggio di Kyle, sul motivo per cui fa le sue scelte, non banale, raccontato forse un po' troppo in fretta. Ecco, Animosity sicuramente è un po' affrettato, gli eventi si affastellano, come giustamente quella è una scelta tecnica, a volte forse un po' più velocemente di quanto sarebbe bene per Animosity stessa in quanto serie. Quindi personalmente non provo grande entusiasmo per questa serie, non ho grande amore per questa serie, nonostante tutti i suoi pregi. In realtà probabilmente se è una questione di atteggiamento, la mia, e se voi avete un atteggiamento diverso nei confronti dei contrasti di stile, probabilmente riuscite ad apprezzarla molto di più di quanto io faccia, cosa che io mi auguro voi facciate. Animosity volume 4, La città fortezza, Salda Press, Margaret Bennett, Raphael De La Torre. Per me una grande incompiuta, perché rendere veramente, veramente credibili Sandor e i suoi animali dal buon cuore ed estremamente combattivi era un'impresa improba, difficilissima, e Margaret Bennett ci riesce, sì e no. Buona lettura, see you, bad taste.